Sul personaggio di Evita, no? Sappiamo che lei è stata una donna molto forte, ma questa sua forza l'ha presa anche da un'infanzia molto dolorosa, difficile, insomma, conosciamo tutti un po' la sua storia. Volevo sapere di tuo, a cosa ti sei agganciata per interpretare questo suo senso forte della giustizia e dell'ingiustizia? Beh, io sono una donna forte, indipendente, cioè, credo che per fortuna non servano necessariamente dei gravi drammi per, no, sviluppare un senso della giustizia o avere una determinazione, una pulsione per cercare di fare del proprio meglio e di raggiungere degli obiettivi più grandi possibili. Quindi, diciamo che comunque sì, è molto facile interpretare una donna che parte dalla campagna e diventa la donna più potente d'Argentina, no? Fosse stato qualcosa appunto, di meno ambizioso, forse sarebbe stato un po' più complicato. Senso pratico, come ti sei trovata nel musical, insomma, se ti è piaciuto questa novità alla quale accennavi prima. E poi solitamente quando si pensa al musical, no, si pensa in generale a qualcosa di leggero, di non impegnativo, però invece vediamo che è uno stile adatto, insomma, anche a raccontare cose importanti, come in questo caso, insomma, la vita di Evita. Volevo sapere cosa ne pensi. Beh, mi trovo benissimo, anche perché sono tutti molto navigati, per quanto abbiano tutto il cast più o meno siamo coetanei, quindi anzi qualcuno mi fa sentire anche un po' anziana, però siamo tutti intorno ai 30 anni e loro fanno questo da tantissimo tempo, quindi sono disponibilissimi a darmi una mano e contemporaneamente in realtà, proprio come diceva Massimo prima, Evita nasce come un'opera contemporanea, quindi l'idea dell'eroina femmina che affronta le sue passioni e finisce male, ovviamente, perché non l'hai visto, è molto più consueto, no? Cioè, non è così inaspettato. Quindi immaginiamo che, insomma, questo grande impegno non ti vedremo ovviamente al Festival di Sanremo No, quest'anno. no, no, devo anche trovare il tempo di scrivere un disco nuovo nel mentre, no, direi che quest'anno c'è Evita ed è veramente un impegno tosto, tanto tosto quanto gratificante, quindi merita tutta la mia attenzione.